Paolo Durati. Beh, sicuramente un argomento scottante quello che adesso trattiamo in pochissimi minuti, meriterebbe veramente molto più spazio, quello che trattiamo adesso con il dottor Turati, euro sì o euro no? Guardate, è un allievo di Mario Monti che parla, quindi voglio dire, insomma, più istituzionale di così non potrei essere venuto. Il professor Monti mi raccontava, mi spiegava come a suo tempo il rischio della trappola della liquidità fosse una realtà possibile, ma teoricamente difficile. Insomma, bene, oggi siamo finiti in piena trappola della liquidità per tutta una serie di problematiche. Vi do alcuni dati: l'euro è iniziato nel 2000 e dal 2000 in poi i dati allucinanti del nostro sistema Italia sono questi. La nostra borsa era la quinta, sesta del mondo, oggi non riesce a tenere la decima posizione, sta per finire alla ventesima. L'Italia era il paese più visitato da un punto di vista turistico-culturale da sempre, oggi è al quarto posto e sta per finire al quinto. L'industria, grande industria, è sostanzialmente sparita tutta. L'industria, l'edilizia ha perso circa la metà delle proprie forze lavoro, delle proprie imprese. I settori lusso sono stati distrutti in maniera folle. Prendiamo la diportistica, dove noi eravamo l'eccellenza mondiale. Nel giro di questi 7 anni il fatturato è sceso dei 2/3 e così il numero di imprese. La disoccupazione oggi è a livelli del 15% circa, ma del 50% per quanto riguarda i giovani. Il debito pubblico è aumentato del 40%. Direi che sono dati che parlano da soli. 15 anni di euro hanno portato a questo. Probabilmente anche per colpa nostra, perché non abbiamo saputo entrare in determinate logiche finanziarie ed economiche che potrebbero essere più consone a un paese ancora più strutturato del nostro, ma tant'è, noi siamo quella cosa lì. Siamo un paese che è ancora il secondo manufattore d'Europa, secondo esportatore d'Europa e settimo esportatore a livello mondiale. E il problema è di non avere una politica monetaria con cui difendere il nostro rapporto qualità-prezzo ha fatto sì che le nostre merci e i nostri servizi, tutti sostanzialmente, diventassero difficilmente vendibili. Una volta in Italia, 10 anni fa, 15 anni fa, avevamo un mucchio di automobili italiani, oggi non conviene più, anche quando anche ci fossero, conviene assolutamente comprare le automobili tedesche che sono più efficienti, le rivendi di meno e così via. E così per quanto riguarda tutta una serie di beni e servizi che erano i nostri prodotti tipici. Il turismo non lo vendiamo più perché la gente giustamente va in altri posti dove costa meno. Noi ormai abbiamo una parità di euro che peraltro è stata anche disinflazionata in maniera inversa rispetto alla Germania, perché il differenziale inflattivo con una stessa moneta che insiste su Germania e Italia da 15 anni ha fatto sì che, siccome la Germania ha un'inflazione più bassa, noi ci ritroviamo con un'inflazione implicita del 21% con una stessa moneta, quindi uno stesso prodotto in un banco di un supermercato a Berlino costa il 21% in meno che in Italia, pur avendo lo stesso tipo di moneta. Quindi vedete che noi abbiamo perso dal 20 al 30% di competitività. Noi oggi potremmo uscire da questa crisi soltanto svalutando una eventuale lira, che non c'è più ovviamente, del circa il 30-35%. Allora potremmo ricominciare a creare occupazione, a creare prodotto interno lordo. Questo porterebbe ovviamente tutto un aumento dell'occupazione e quindi una diminuzione della disoccupazione. Bene, la risposta è arrivata.